cioè, è stato bello vederlo dal vivo, nel senso che è un giocatore di uno spessore assoluto, ha fatto cose importantissime. Basta pensare al gesto tecnico del tunnel in mezzo al campo mentre ha cerchiato da due avversari, con quale lucidità, e qui nasce il discorso della condizione, perché siamo nel secondo tempo, sei in mezzo a tre avversari e tu esci in quelle condizioni, vuol dire che c'hai una qualità assoluta e una condizione nettamente superiore all'altro. Quindi, ma non c'era solo Isco, c'erano giocatori di assoluta qualità, quindi vuol dire, stiamo parlando di... Bisogna avere l'umiltà di sapere che dobbiamo lavorare per poter essere competitivi sotto questo aspetto. Quindi faccio i complimenti a Izzo, a Isco, scusa, che mi è venuto da applaudire quando ha fatto quel gesto, perché io sono un amante dei gesti tecnici, quando vedi qualcosa di straordinariamente bello, anche se è un avversario, bisogna dirgli bravo.